Igor Oxvogli, introduzione al mondo, notizie minime sopra gli spacciatori di felicità, edito da Scepsi e Mattana. È un libro che ha destato già un certo interesse ed è riuscito a forare l'indifferenza che spesso affiggono i media per una scrittura non conformista. È il minimo che posso dire di questa penna. Tra le varie recensioni che sono uscite e che stanno facendo questo tam tam, diciamo, alcune parlano già di espressionismo di Gross, citano il teatro di Beckett e di Ionesco, è citato anche il Franz Kafka di Deleuze e Guattari come quello di Gunther Anders, eppure qui diciamo è piuttosto questione di Kafka senza passare per i suoi lettori. Intanto appunto nella nota finale del libro Igor Oxvogli assume la responsabilità di tre riscritture. Si tratta di Franz Kafka, Paul Éluard e Walter Benjamin. Si tratta rispettivamente della legge in città di Rovesciando e dell'impianto del porco. Straniero ovunque, il personaggio del libro, che ovviamente può far rimbalzare subito l'ipotesi di una biografia. Idolo è nato a Tirana e si è formato negli studi filosofici all'Università Cattolica di Milano. Ma qui si tratta forse appunto più dello straniero errante come l'ebreo, questo straniero che è auspicabile che ci sia in ciascuno di noi. E quindi straniero ovunque, la cui erranza richiama quella dell'ebreo, ma è l'erranza dell'emigrazione planetaria spinta da guerre civili su varia scala e anche da desideri in cerca d'autore. L'assurdità della fiaba che è narrata con questi quadri, più che con queste scritture, è atroce, è l'Italia, è qualsiasi nazione del pianeta, questa città dell'allegria, dove l'allegria è forzata, dove il totalitarismo spinge all'allegria e dove tra l'altro c'è una giovane, no? Che sembra partorita dalla città più che da una coppia di umani che guarda caso si chiama Allegra. Ecco, questo registro è quello del mito e porta a maggiori effetti che quelli forse della formazione stessa dell'autore, ovvero gli effetti, che ne so, di uno scritto di filosofia. Valuteremo anche in altri libri di filosofia questo. L'introduzione al mondo è la tanatofilia, è l'algebra della morte nella sua meticolosa esecuzione. È addirittura della stessa forza della macchina penale, della macchina della colonia penale in Kafka, quella inventata da Idolo. Allegra, figlia della città dell'allegria, è stuprata dal porco impiantato, da ognuno quale bestia di se stesso, se assumiamo alla lettera il messaggio del libro.
il nuovo porco, le nouvelle cochon o le nouvelle porc, i nuovi porci sono letali, nulla a che vedere con i porci coleali, che erano semmai dei polli d'allevamento. Qui il porco è assoluto e arriva sino ai vertici della gerarchia, senza parlare del suo essere riflesso, di un cielo teista. Quello di idolo Oxvogli, se ben lo pronunciamo, è uno sdegno antico, come quello per le distinzioni sociali di Paolo, di San Paolo, no, che diceva non c'è più ebreo né greco, né schiavo né libero, quasi la forza della parola potesse abolire il mondo, dissolvendo qualsiasi tentativo di introduzione al mondo. Non si tratta infatti di un titolo filosofico, come se si trattasse del mondo e della sua volontà di rappresentazione, ma si tratta di un'atrocità nel libro. Certo, idolo, Oxvogli non fa la fenomenologia del porco e nemmeno la sua analisi. Anche in un'intervista dove gli viene chiesto se il riferimento a recenti vicende politiche è esatto, non risponde in tal senso. Non è un racconto, un libro di analisi politica. Semmai di ciascuna politica. Appunto, non è quindi l'analisi del porco, come ironicamente l'ha chiamata il biblista Antonio Benedetti. Il corpo del potere, come quello del re secondo Kantorowicz, ha una doppia natura e non è con l'indagine della natura che ne capiamo qualcosa. La letteratura non ha il compito della filosofia, semmai quello della retorica, volto a ottenere un effetto, anche un effetto di verità, irraggiungibile per via logico-deduttiva. Una domanda da rivolgere all'autore, nel caso di un'intervista, è appunto anche perché il filosofo idolo Oxvogli non abbia scritto un libro di filosofia politica. Allora, è proprio per questa ragione, non che non possa scriverlo, ma l'interesse è per un altro modo della comunicazione, ed è quello della letteratura. La forza di introduzione al mondo, notizie minime sopra gli spacciatori di felicità, è sottotitolo che appunto indica la via rabelesiana di lettura della società, è quella di un testo, oltre il racconto, il romanzo, il saggio, la poesia, come abbiamo accennato, che produce effetti intellettuali. Questo è rarissimo, non ci capiterà spesso di dirlo, e questo è un complimento anche rispetto a una letteratura italiana dedita per lo più solo agli effetti spettacolari. Idolo Oxvogli, introduzione al mondo, edito da Scepsi e Matana.